Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guelta Leale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2021 pronti per le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo. Siamo direttamente in pista, gara molto ma molto difficile, soprattutto sarà complicato, veramente tanto tanto complicato riuscire a far bene qui a Monte Carlo. Ma comunque bando alle ciance, andiamo in pista, facciamoci questo giro di qualifica e poi andiamo un pochino con la situazione. Sto reinserendo anche le qualifiche visto che vi garbano, quindi vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare. Signori, molto molto difficile, auto estremamente nervosa qui tra il guardrail e il muretto, c'è sempre un po' di tensione a Monte Carlo e concluse, insomma, le qualifiche. Rivediamo problematiche, le problematiche, ma già Hamilton, guarda, Giovinazzi ottavo. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo. Lì davanti le due Mercedes, a seguire Gasly con la McLaren. Sta andando molto bene la McLaren, soprattutto con Pierre Gasly. Poi abbiamo le due Red Bull con Verstappen, campione del mondo. Un po' in difficoltà in questo inizio di stagione. Poi Lando Norris, le due Ferrari che si alternano con le due sportiveggianti. In realtà già mi ero accorto dalle prove libere che facciamo tanta tanta difficoltà. Io non so se sia un qualcosa lato assetto che qui a Monte Carlo ci dà delle problematiche, ma la vedo molto molto sottosterzante in alcune situazioni, molto nervosa in altre, quindi è veramente un gran premio difficile. Lo sappiamo che in realtà la nostra non è auto è il piazzamento in cui speravamo, ma non preoccuparti, non è la fine del mondo. È un po' più prepotente su alcuni circuiti dove andiamo molto bene, su altri ecco abbiamo un po' di difficoltà, maggiormente forse proprio su quelli cittadini, tranne tra molte virgolette Baku, dove più o meno riusciamo a fare del nostro. Per il momento il motore Renault non si sta vedendo così prepotente come ce lo aspettavamo, o meglio come me lo aspettavo a livello di prestazioni. Certo, a livello di resistenza era il più scarso, ma a livello di prestazioni doveva essere il migliore. Al momento non sembra vedersi questa grande potenza. Vedremo poi magari, certo, su circuiti come Spa, Monza, Messico, insomma anche Baku volendo con quel rettilineo, se effettivamente è potente o meno. Però la sua poca resistenza si inizia a far vedere in alcuni componenti, soprattutto nell'unità di controllo elettronico, che è già al 35% e ne abbiamo solo due di queste. Quindi le altre, vabbè, c'è pure questa al 35% ma ne abbiamo tre, quindi questa qua è quella che ci dà un po' più di preoccupazioni. Un pochino stiamo cercando di migliorare la resistenza, però insomma è forse prevedibile che andremo a selezionare uno slot in più per quanto riguarda le componenti, quindi capiterà un gran premio dove partiremo dalle retrovie. Vedremo quale sarà questo gran premio che andremo a sacrificare, forse uno dove ci qualificheremo veramente di merda, ma ci qualifichiamo sempre di merda, quindi tutto sommato non è che... Nelson Piquet disse una volta che correre sul circuito di Monaco è come andare in bicicletta nel proprio soggiorno. Beh, non aveva tutti i torti, considerato quanto sono strette queste strade. Quindi prepariamoci al Gran Premio di Monaco e a un'altra prestigiosa gara. Vediamo allora, la classifica già l'abbiamo vista sostanzialmente, quindi direi che possiamo... Ah no, però a te, Hamilton, retrocesso. Per quanto riguarda il resto della griglia? Sì. Quindi Hamilton avrà cambiato qualcosina. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10.
E quindi andiamo a guadagnare qualcosa anche noi per quanto riguarda il pit. Se azzardiamo all'ottavo giro, allora qua guadagniamo qualcosa, qua in linea teorica perdiamo qualcosa. Però non è neanche detto, secondo me, questo sulla base dei loro calcoli. Ma poi per evitare magari il traffico, se può fa, testiamo. Se può fa, noi ci proviamo. Voi mi raccomando ragazzi, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. A breve, prossimamente, le prossime settimane, torneranno molti altri titoli racing, alcuni nuovi, alcuni eccetera. Sto preparando un po' di cose, anche la postazione, che tra l'altro vi devo ancora postare per l'appunto il video dedicato alla postazione, altre cose. Insomma, questo 2022 che sta per arrivare sarà, si spera, molto racing game. Beh, ci attrezzeremo, ma voi mi raccomando, fatemi vedere il vostro supporto sportiveggiante. E signori, pronti per questo gran premio? Attenzione qui dietro al nostro Antonio Giovinazzi. Attenzione a Daniel che ci va a superare. Siamo stati fregati da Daniel Ricciardo, che si prende la posizione, anche il nostro rivale. Quindi attenzione, ma qui ci riproviamo. Lì va a bloccare Antonio. Rischio qui. Con quale incrocio pericolosissimo. Ma dobbiamo buttarci, signori, dobbiamo provarci. Dobbiamo rischiare tanto per provare. Qua sì, dobbiamo fare così quella curva. Signori, so che è un po' eccessivo come taglietto, ma bisogna pettinare un attimino il cordolo anche qui. Ma qui è un po' più complicato perché si va in controsterzo, un pochino troppo vicini al muretto, diciamo. Quindi si rischia una puntina. Attenzione ai cartelloni che ce lo danno in faccia. Qui buttiamo un paio di gomme all'interno e poi via, si vola. Monte Carlo comunque è sempre una pista molto molto sofferta per noi. Facciamo tanta fatica, certo è un circuito dove insomma non è che sia facile, quindi ci sta, ma prima, qualche anno fa, andavamo meglio. Cioè, non che andiamo peggio noi, ma magari gli altri vanno ancora più veloce. Noi invece siamo rimasti costanti con i nostri ritmi qui nel Principato. Ci stiamo avvicinando un pochino alle Leclerc. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Dobbiamo rimanere concentrati, ma è molto molto di tensione un gran premio del genere, perché sei sempre lì a filo. Veramente incollati adesso a Leclerc. Attenzione qui, sfruttiamo la presunta potenza del motore Renault. Molto presunta. Fatto è che comunque lo superi. Questo potrebbe essere anche piccolo dettaglio. Attenzione con questi controsterzi lì. A fare pelo e contropelo al muretto. È anche un circuito che ti mette a dura prova a livello muscolare. Sono tutte queste destra-sinistra, anche perché ho feedback abbastanza altino, quindi
tutti sti destra sinistra, te spaccano le braccia, soprattutto devi fare quelle correzioni proprio al volo, impegnativo, e ci piace anche come cosa, insomma, se no non stiamo mica qui a pettinare le bambole. E prendiamo un po' di concentrazione, signori, che ci siamo allontanati un pochino troppo. Anche loro lì vanno veramente al limite, è una parte molto complicata quella, perché arriva a cannone e quel cordolino che fa non lo prendi, per forza lo devi. Attenzione! Vai, vai! Tanto anche Antonio è abbastanza vicino, relativamente. Ilot è fuori, tuo 2. Safety car? No? Sarebbe stata, evidentemente è uscito di fino. Safety car appena prima della zona pit, ci buttavamo noi e via. Colpaccio, invece no. Non è andata così. Alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Spingi, spingi. È una gara un po' così, traccheggio, ma insomma, cioè che riusciamo a stare vicini a Leclerc è cosa buona e giusta. Attenzione. Sì, è uscito là, quindi niente safety car, ok. Non era in una zona pericolosa. Le distanze qui si accorciano, si allungano. L'unica cosa certa è che si soffre. Dobbiamo vedere se il pit potrà cambiare un pochino qualcosa, se riusciamo a guadagnare qualcosina, non saprei che dirvi. È tutto un terno al lotto qui, perché poi, come detto, non è che ci sia sta gran possibilità di azzardare sorpassi, a parte che non siamo così vicini e non siamo così veloci rispetto alle Leclerc per poter provare qualcosa. Attenzione, iniziano a rientrare. Noi abbiamo Antonio e ai box, stanno a fare male i boots. La finestra del pit stop si è aperta. Qualcosina in più. Ah no, in realtà un giro solo in più. Ok. Oh, con due per vedere. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,3 secondi. 2,3, vediamo se guadagniamo un pochino, si potrebbe azzardare anche
Un altro giro. No. Che dite? Azzardiamo. Qui non ci stiamo avvicinando. Proviamo, va. Azzardiamo, azzardiamo, signori, azzardiamo. Un altro giro così. Con le soft. Non è che stiamo girando velocissimi, però. Noi eravamo dietro a Leclerc, davanti a Giovinazzi. Vediamo se si riesce a guadagnare qualcosina. Adesso le gomme forse possiamo dare qualche segno di cedimento in più. Azzardiamo un altro giro, dai, tanto siamo in ballo, balliamo, signori. Siamo in ballo, balliamo. Ai, ai. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Vai. Ok, ok, ok. Sainz, okay, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Guadagniamo la posizione su Leclerc. Grande così, grande così. Magari l'avremmo guadagnato uguale rientrando al giro prima, però bisogna tentare, sono molto vicini anche qui davanti, ma il problema è che comunque adesso dobbiamo scaldare un pochino le gomme, effettivamente rispetto agli altri che sono entrati prima sono un po' più fredde. Molto più fredde. Ecco due. Attenzione! Ci buttiamo. Io mi ero un attimino concentrato, quindi vi ho skippato qualcosina, perché giustamente bello, stavamo che tutti piantati lì. Invece credo che ci sia un'auto lì davanti che sta rallentando un po' tutti, perché vedete che si è creato un serpentone. Quindi lì siamo riusciti a imbucarci su l'interno di Lando Norris, perché vedete è Perez settimo, quindi c'è qualcuno che si deve ancora fermare lì davanti, che sta facendo da tappone clamoroso. Probabilmente è Russell, non lo so. Se non rientra, meglio, almeno riusciamo pian piano magari a insinuarci, così come abbiamo fatto su Lando Norris. Un po' di cattiveria. E tanto qui questi si impilano un pochino. Ruota, ruota. Anche su Sergio. Mamma mia, grande così, grande così. Di aggressività. Di aggressività, facendo veramente molto da tappo lì davanti. Credo sia un Alfa Tauri, boh, non lo so. Porco due, i rischi. Ah, è rientrato Tsunoda, era Tsunoda.
Peccato. Su, no, te potevi stare un altro po'. Potevamo sfruttare ancora di più la sua strategia. Attenzione, fucsia. Esagerato. Qui ho azzardato. Qua ho azzardato. Errore mio. Fortunatamente ci abbiamo buttato il gommone. Gomma contro gomma. Non è successo niente, Carlo. Sta a posto. Eravamo sul fucsia, signore, che fanno, ne approfitti. Ecco, due. Tu dici, la sesta posizione, prendi e porta a casa, ma la sportiveggianza non si allenta mai. Dai che mo, se no, porca troia, se non c'è Tsunoda che fa da tappo, non si può fare granché. Aspetta, qualche taglietto qua e là ve lo faccio, là. Siamo stati dietro a Norris per un po' e adesso penso che qua pure non sarà granché da fare. Vedo difficile. Si è fermato qualcun altro, attenzione. Bene così. Vabbè, siamo in quinta posizione, dai signori. Non ci lamentiamo. Per un paio di giri ogni tanto ci riavviciniamo tanto in realtà a Carlos Sainz, che credo che stia rallentando un pochino, perché vedete lì davanti Verstappen se n'è andato. Ma comunque non riesco ad avvicinarmi abbastanza da poter impensierire il pilota Ferrari. Soprattutto non ci sono grandi zone dove è possibile azzardare il sorpassone. Ci avviciniamo un pochino in alcune zone dove comunque passi non se ne possono fare. Sì, immagino abbia rallentato un pochino Carlos, che i piloti lì davanti se ne sono andati. Qui lo recuperiamo un po', ma come detto non c'è spazio per azzardare. Si soffre ma carburante per un solo giro. Un giro ci manca, quindi va bene. Stavamo comunque macinando, A parte tutto, questo Gran Premio è andato meglio di quanto mi potessi immaginare, con un po' di aggressività qui sotto questa curva dove abbiamo azzardato spesso, ma per forza di cose era l'unico punto dove si riusciva a sfruttare il fatto che l'intelligenza artificiale, insomma, si mette un po' uno dietro l'altro. Ci sta, perché se no là le pianti, noi invece sprezzati del pericolo. Sembra il caso di esagerare a due curve dalla fine, Può anche andar bene così, signori, può anche andar bene così. Una quinta posizione sudata, ma insomma, dalla decima, okay, prendi la gomma e porta dello start, direi che ci sta. Abbiamo fatto un sorpasso, diciamo, al pit, 1/2, poi ne abbiamo fatti Norris, Perez e Norris e Perez, quindi due hanno in pista. Qui a Monaco, grazie a una performance senza eguali. È andata bene, dai, è andata bene, signore, non ci possiamo lamentare. Io sono soddisfatto di questo quinto posto a Monte Carlo, appunto partendo dalla decima posizione. Tanta roba. Quella per di oggi noi è stata una vittoria di squadra, risultato di una prestazione eccellente a tutto campo. Congratulazioni alla Mercedes. Va a vincere Valtteri Bottas davanti a Pierre Gasly, che comunque sta facendo altri veramente un gran Valtteri Bottas, campionato, che anche giro veloce. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica. Giovinazzi nono, ha perso. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti noi come pilota del giorno? Direi lo scienziato. Ha saputo Bravo. Sfruttare al meglio le gomme senza perdere velocità.
un'abilità che torna molto utile nella Formula 1 moderna. Ora vediamo la classifica punti per noi, 15 per la Mercedes Antonio. Aumenta il suo vantaggio. Nel frattempo Aston Martin scala la classifica grazie al risultato eccellente di questo weekend. Bene, dopo un weekend elettrizzante è tempo di salutarci, ma Luca ed io vi aspettiamo per il prossimo appuntamento con la Formula 1. E vabbè, il campionato è ancora tutto molto aperto, anzi ci sono tanti piloti, quelli che se la sono battuta nella scorsa stagione, sia in real life che qui in game, Verstappen e Hamilton sono un po' dietro rispetto agli altri, ma insomma, bene così, meglio, è più fomentata la cosa. Allora, andiamo a vedere un pochino cosa possiamo fare a livello anche di... Oddio, investimento Ocio, perché poi ci stanno sempre i rinnovi di contratto, quindi poi andiamo Buongiorno, a vedere capo. Quanto tempo sono manca. Sono appena state accreditate le entrate settimanali dei nostri sponsor. Andiamo allora, bene. Lo sponsor... I costi non superano le entrate. Va bene, in realtà. Fatemi vedere una cosa per quanto riguarda contratti. Abbiamo ancora... 70 giorni, va bene, guadagna 8 milioni, quindi insomma rimaniamo così che non è che abbiamo tutta sta gran possibilità di gigioneggiare a livello di miglioria delle strutture, mentre per quanto riguarda poi effettivamente quello che si può andare a fare, allora questo qui come detto marketing l'abbiamo lasciato un po' così, a parte che ci vogliono una marea di soldini, però aumenta crescita della fama, sì, quello ci sta per altri sponsor eccetera, questo qua gli effetti positivi delle attività scuderia saranno incrementati e va bene, tipo quando sono felici, quando sono incazzosi eccetera eccetera, il simulatore no perché poi ci asfalta il secondo pilota, il centro fitness, cioè questo è tutto dedicato al secondo pilota, che abbiamo cercato di prenderne uno più o meno sempre a livello, a parte Matsushita che ci aveva completamente sorpreso per le sue prestazioni, ma per il momento lì lo lascio così. Mentre per quanto riguarda le altre cose, sì, la resistenza ci dobbiamo lavorare, ci sta, ma credo che comunque questa stagione qualcosina dobbiamo andarla a prendere in più. Quindi onestamente mi sa che è il telaio dove, cioè, aerodinamica in linea teorica non stiamo malaccio. 1000 punti questo, io potevo andare direttamente a vederlo così. I freni è sempre un po' problematico in realtà, perché i freni... Allora, vediamo questo. Esattamente principale, alla fine di ridurre l'usura delle gomme. O questo o l'idraulica. La migliore distribuzione del carico senza compromettere la capacità idraulica. Ok, la disposizione del fluido idraulico. Più bilanciata l'auto. Direi che... Oddio, per carità, pure il consumo pneumatici non è male. Così magari possiamo sfruttare ancora un po' di più. Guarda, facciamo questo, lascia fare. Se azzardiamo, 45% possibilità di fallire. Quindi, insomma, non azzardiamo troppo, dai. E per il resto è arrivata una miglioria al lato motore, ok. Allora, il prossimo appuntamento, quindi, se non sbaglio, da quello che ho visto, dovrebbe essere proprio il Gran Premio, sì, si vede là, Gran Premio di Baku in Azerbaijan, dove di solito andiamo molto bene, tocchiamoci i maroni e speriamo che possa ripetersi questa linea positiva al Gran Premio dell'Azerbaijan. Voi mi raccomando ragazzi, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale, seguitemi anche sull'altro sito per le live, dove vi ricordo che se avete Amazon Prime potete collegare l'account per abbonarvi e quindi supportarmi in modo totalmente gratuito, ma è grazie al vostro supporto che possiamo far tutto, quindi vi ringrazio di cuore qualora lo vogliate fare, e seguitemi anche su Instagram, secondo canale, vi dicevo, dove ci sono altre serie in corso. Ci vediamo alla prossima ragazzi, un saluto a tutti da quel tale Ale.